Amici all'ascolto, buonasera. Eccoci comunque con la nostra consueta rubrica Dentro la Notizia. Ospite di studio questa sera il neo assessore Giovanni Franchina, col quale chiediamo subito a che punto è la situazione della raccolta differenziata, che proprio nei giorni scorsi, anzi lunedì, è partita la distribuzione dei vari sacchetti colorati e nello stesso tempo quando partirà l'effettiva raccolta. Intanto buonasera a tutti, grazie direttore dell'invito. La raccolta è differenziata. La politica dei piccoli passi portata avanti dall'ex assessore Enzo Orifici è andata in porto. La raccolta differenziata è partita lunedì di fatto con il volantinaggio nel centro storico e la consegna dei sacchetti. I sacchetti che sono di tre colori, che indicano carta, cartone, plastica e lattine, vetri e lattine. È partita di fatto anche la raccolta. Ancora non tutte le famiglie sono fornite di volantinaggio ed è stata fatta la consegna perché, come sapete, non è che tutti sono in casa e quindi piano piano fanno raccolta e ancora consegnano. Di fatto interesserà le vie, diciamo, per intenderci, il centro storico, quelle della zona di Piazza Municipio, Piazza Scaffiti e lavoreranno, raccoglieranno il sabato il cartone, il martedì la plastica e il giovedì il vetro. Contiamo che entro il mese di settembre di partire con la fazione umida, che oggi per problemi di piattaforme che non avevano degli spazi, ci hanno rinviato proprio nei primissimi giorni di settembre. Ecco, per quanto riguarda, quindi possiamo dire poi, quindi inizialmente con la raccolta della parte secca, poi umida, e per quanto riguarda, e questo è il classico porta a porta che inizia con il centro storico, per quanto riguarda invece la distribuzione su tutto il territorio pattese. Stiamo lavorando anche su questo. Come sapete, ora in Consiglio Comunale al più presto arriverà l'approvazione dell'ARO, che ci permetterà poi di fare una gara che durerà 7 anni col soggetto raccoglitore sul territorio, e quello sarà veramente il momento dove si inizierà la raccolta differenziata su tutto il territorio. Voglio aggiungere che oltre al centro storico, intendimento di questa amministrazione, iniziare a lavorare su qualche frazione vicino al centro. Stiamo valutando se iniziare la raccolta differenziata anche in Contrada Monte e Nocilla oppure spostarsi su San Giovanni. Valutando ora e parlando con l'impresa che al momento il soggetto raccoglitore in questo momento, valuteremo nelle prossime settimane di inserire assieme al centro storico alcune frazioni. Ecco, cambiamo argomento. Il problema è della condotta idrica. L'altro giorno c'è stata in Pompa Magna la presentazione dell'automatizzazione dell'impianto della centrale elettrica di. E quindi adesso però ci sono dei problemini alquanto importanti, come per esempio la presenza di acque nere che esce dal rubinetto. Allora, l'acqua nera che esce dal rubinetto non è un'acqua inquinata, non è un problema. È stato che, siccome a causa di un guasto nella condotta nella zona di Santo Pietro, abbiamo dovuto levare l'acqua che viene fornita da un altro pozzo. Nell'attaccare l'acqua, che quel pozzo finora era staccato, dismesso, ci sono dei residui che hanno dato un colore non nero melmoso, un colore scuro dell'acqua, ma senza che pensiamo che già da oggi dovrebbe svanire. Allora, tolto ogni remora a quello che poteva essere questo fenomeno di acqua scura, passiamo adesso alla situazione del pontile. Proprio nei giorni scorsi, lunedì, sono partiti nuovamente i lavori per renderlo in massima sicurezza. Ecco com'è la situazione. Parlando con il proprietario della ditta, Cagliufer, Pippo Casamento, ci ha detto che entro 10 giorni il tutto sarà pronto. Ecco, vogliamo sapere dal neo assessore com'è effettivamente la situazione, se i pescatori, ma anche i turisti, possono effettivamente utilizzare questo pontile.
Come ben ha detto il direttore, è vero, ho parlato fino a stamattina con l'impresa Calcifer. Hanno preso le parti lese sul pontile, le hanno portate in officina e già sono a buon punto. Mancavano alcune cosine e ci hanno garantito che lunedì mattina saranno sul cantiere e rinizierà il montaggio. Loro prevedono 5-6 giorni lavorativi al massimo e quindi io penso di qua alla prima decade di luglio la parte del pontile sarà fruibile. L'ultimo argomento che ti riguarda direttamente è stato discusso in Consiglio Comunale con le dichiarazioni di Dio Calderone, il quale praticamente ha spiegato i motivi per cui hanno abbandonato la coalizione Aquilino, non necessariamente proprio incentrando tutto sulla tua nomina assessoriale, ma anche diciamo che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Praticamente loro avevano designato un assessore di loro che riguardava la loro coalizione, mentre non erano convinti della tua nomina. E cosa vuoi dire al riguardo, anche se chiaramente la cosa ti interessa indirettamente? Sì, io ho ascoltato bene le dichiarazioni del collega Calderone. Sono dichiarazioni che sentivo per la prima volta sulla loro che avevano scelto fatto il nome, quello del collega Placido. Io penso che il sindaco abbia preso una decisione coraggiosa, forte, e ne sono convinto e ne sono assolutamente convinto che recupereremo il rapporto con Calderone e Lanardo, perché loro l'hanno evidenziato come un problema politico di persone che fisicamente erano dalla prima ora nelle liste in appoggio al sindaco Aquino. Ribadisco, il rapporto personale tra me e Calderone non verrà sicuramente intaccato dalle polemiche fatte in consiglio comunale. Sicuramente io spero di recuperare il rapporto politico, ma come con Calderone recuperare il rapporto politico e quindi riportarlo nella coalizione che appoggia il sindaco, ma come con tutti i consiglieri comunali di tenere un rapporto politico per il bene della città. Ecco, a proposito di rapporto politico, e concludiamo, c'è stata la famosa battuta, chiamiamola così, di Lino Gigante, che ti ha invitato in qualità di assessore di abbandonare il posto consigliare ed andare sul barco riservato agli assessori. C'è stata un botte risposta al quanto volevo, che poi alla fine tu hai cambiato idea andando sul palco degli assessori. Allora, il collega Gigante è abbastanza in modo focoso e forse in modo poco ortodosso, minacciando addirittura di far cadere il numero legale, visto che eravamo solo in 11 in aula, se io non avrei cambiato posto. Io ho ottenuto e tengo il posto di consigliere comunale perché non perché voglio essere, come si dice a patti, voglio concentrare tutto su di me. Lo tengo per rispetto di chi mi ha votato, di chi mi ha appoggiato in una campagna elettorale abbastanza combattuta. E la legge lo consente e sicuramente magari il collega Gigante ha ragione che mi dovrei sedere tra i banchi dell'assessorato, però si poteva porre anche, me la poteva porre in modo diverso e con un atteggiamento molto più meno polemico, ma siamo abituati al fervore del collega Gigante. Bene, ringraziamo allora il neo assessore Giovanni Franchina, grazie a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Omnia News.